We get too much attention from the, the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So, to give you an example, last time I was in, in the US, I brought uh, an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cyber security of, uh, officers or agents, uh, wherever they are called. The US government should hire your engineer? That's my understanding. That's what he told me. To write code for them or to break into Telegram? They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app, you know, on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that in my understanding would serve as backdoors. Would allow the US government to spy on people. La persona che ha appena visto nel video è Pavel Durov, il founder di Telegram. Notizia di poche ore fa, è stato arrestato in Francia. Sicuramente avrai già sentito dell'arresto, se non l'hai sentito ti spiego io adesso che cosa è successo in questo video fuori programma, che però ho sentito la necessità di fare visto il peso, secondo me, che dovrebbe avere questa notizia. Il motivo reale dell'arresto ancora non è chiarissimo. Ognuno, come sai, dice la sua perché è sempre così con i media. Quello che però emerge un po' come voce risonante tra tutti i vari articoli che ho avuto modo di leggere è che pare che sia stato arrestato. Si legge perché permette alla criminalità organizzata di usare la sua piattaforma, quindi appunto Telegram. Telegram è ad oggi forse l'ultimo baluardo o comunque uno degli ultimi baluardi della libertà di espressione. When the Russian government asked Pavel Durov to use his social media company to censor its political opponents, he refused. He said he would rather resign and leave the country where he was born than participate in something like that. Such was his commitment to free speech. Infatti è uno di quei social che non è ancora stato attaccato o comunque toccato dalla censura tradizionale, sappiamo benissimo come funziona Facebook, quindi Meta, sappiamo benissimo come funzionano YouTube, come funziona TikTok, come funzionano tutti i social in generale. Sono tutti comunque costantemente monitorati, supervisionati dal sistema, se vogliamo. Nel caso di Telegram, tanti ne parlano anche come il social decentralizzato, anche se in realtà non si può definire decentralizzato però questo lascia intendere quanto sia molto più libero scambiare messaggi proprio su questa piattaforma, al punto che in diverse occasioni con indagini, cose che sono state fatte per cercare di recuperare messaggi così importanti da Telegram risultava appunto impossibile o comunque molto difficile proprio grazie alla sua Criptografia e comunque i sistemi che utilizza per tenere tra virgolette al sicuro quelli che sono appunto gli scambi di messaggi. Ed è proprio questo motivo, qui il fatto che non ci sia un chissà quale controllo sopra e che quindi chiunque può scrivere la propria. È proprio questo che gli permette di essere anche un bacino importante per la criminalità organizzata. E questo signori è verissimo, è verissimo che dove chiaramente c'è una possibilità di discutere. Di parlare liberamente, qui dove c'è una libertà di espressione perché non c'è una censura, perché non c'è un controllo capillare, è ovvio. Che diventa terreno fertile per truffe, scam, le vediamo di continuo, criminalità organizzata, pedopornografia, vendita di droga, c'è cioè qualsiasi cosa là sopra. È vero, ma questo dovrebbe farci sorgere spontanea una domanda. Tutto ciò che è un risultato del fatto che effettivamente ci sia una libertà di parola, bisogna per poterlo arginare, togliere la libertà di parola? Tra poco andremo a fondo di questo dettaglio. Prima voglio però leggerti. Qualche estratto che ho trovato qua e là per capire che cosa è successo. Era già da tempo schedato come ricercato della FPR perché risultava coinvolto in un'indagine dell'Ufficio nazionale antifrode proprio sulla piattaforma da lui creata, quindi Telegram. Il traffico di stupefacenti si legge terrorismo, pedopornografia, riciclaggio, ricatti, tutti illeciti. Di chi commettendo reati cerca la protezione della piattaforma stessa, cioè del canale di trasmissione criptato che è appunto Telegram. Durov sapeva che sarebbe stato arrestato e infatti da mesi evitava la Francia, però ci si chiede adesso come mai sia proprio atterrato lì, come mai nonostante conoscesse il rischio, si sia fatto arrestare, quindi c'è un po' di alone di mistero riguardo questa cosa qui. Attualmente si trova in carcerazione preventiva e potrebbe essere incriminato con procedura d'urgenza già oggi, quindi vedremo oggi. Io sto registrando questo video di mattina, uscirà stasera, può essere che si sia già smosso qualcosa, non so, però attualmente con le informazioni che ho adesso c'è ben poco. Quello che ci dicono è permetterebbe che si commettano un numero incalcolabile, numero incalcolabile di crimini e non fa nulla per limitarli o intervenire. Negli anni Telegram è diventata lo strumento numero uno per la criminalità organizzata. Questo è quello che si legge. Cioè noi vogliamo limitare la libertà su Telegram con l'obiettivo, e l'abbiamo visto nel video iniziale, tracciare, che secondo me è quello che si vuole fare più che altro, perché c'è tantissima criminalità che per carità è vero, è vero che viene utilizzato dalla criminalità perché c'è libertà di espressione su Telegram. Allora io devo limitare questa libertà. Affinché possa combattere la criminalità. E questa cosa soprattutto perché nel mondo cripto, visto che c'è una correlazione stretta tra Telegram e il mondo cripto, no? Pensiamo per esempio alla valuta ton, che tra l'altro con la notizia dell'arresto è precipitata di un 20% abbondante. Però al di là di questo che è mercato, e magari ne parliamo nel video di domani sera. Qui voglio focalizzarmi su quello che era successo, per esempio, su Tornado Cash. Tornado Cash idem con la scusa che veniva utilizzato per riciclare denaro chiudiamolo per tutti e sanzioniamo le persone che lo utilizzano come se i criminali non abbiano altre soluzioni, no? Cioè sembra quasi che la criminalità sia arrivata solo adesso perché c'è Telegram, perché c'è Tornado Cash, perché ci sono questi strumenti qua. È un po' assurdo, secondo me, il fatto che si cerchi di limitare totalmente determinati frangenti, cioè togliere una libertà di parola Affinché si combatta la criminalità. Cioè, la criminalità con o senza Telegram va avanti. La criminalità con o senza Tornado Cash va avanti. La criminalità con o senza Bitcoin va avanti. Ci facciamo prendere per il culo da questa gente qui. Questo è secondo me il problema. Torna indietro i 15 anni quando non c'era Bitcoin, torna indietro magari 20 anni, non so adesso, quando non c'era Telegram, c'era la criminalità. Insomma, ci parliamone. C'è sempre stata. È inutile che ce la raccontiamo. Certo, trovano terreno fertile laddove c'è una certa libertà e capacità di scambiare informazioni in modo tra virgolette non censurabile, ma ciò non, non toglie che io debba privare della libertà a tutti perché altrimenti alcuni li utilizzano per fare degli illeciti. Sarebbe un po' come dire priviamo tutta la popolazione dei coltelli perché qualcuno li usa per ucciderli. Non ha, non ha senso, non regge. Ora non sappiamo esattamente i motivi per cui è stato arrestato. Personalmente, io penso che sia l'ennesimo attacco alla libertà di espressione. Attacco che va denunciato ed ecco perché sto facendo questo video. Ed ecco perché ti invito a condividere questo video con più persone possibili perché è importante in questi, in questi momenti. Comprendere che cosa succeda dall'altra parte. Perché noi siamo abituati a vedere il davanti, siamo abituati a vedere il telegiornale, siamo abituati a vedere tutte quelle trasmissioni che fanno in giro per le varie reti dove pare che facciano inchiesta facendo parlare un po' uno o un po' l'altro, ma in realtà è pilotato. Cioè, se arriviamo a bloccare o cercare di bloccare piattaforme di questo tipo con la scusa, perché è sempre quella la scusa della criminalità organizzata. E andare a mettere mani lì che ripeto, c'è la criminalità organizzata, ripeto, utilizza questi strumenti. Però dobbiamo chiederci se sia questa una buona giustificazione per limitare la libertà di ogni individuo. Perché ripeto, qualsiasi strumento può essere utilizzato nel bene e nel male. Però chi lo utilizza nel bene non deve essere punito perché qualcuno l'ha usato nel male, perché allora significherebbe recludere tutti. Cosa che tra l'altro, tra una cosa e l'altra, ma ne parleremo nei prossimi anni, si sta cercando di fare, tracciare e monitorare tutti, controllare ogni singolo individuo in quello che fa, e allora così sì che distruggeresti la criminalità, ma a quale prezzo? Al prezzo delle libertà del singolo. Questo, per me, indipendentemente dalla figura del founder, è un attacco. Alla libertà, e quindi bisogna prenderne atto, bisogna esserne consapevoli e bisogna denunciare perché, ragazzi, possiamo continuare a studiare la storia quanto vogliamo e stare lì a raccontarcela che si impara dagli sbagli qua e là, ma le guerre ci sono ancora e l'Inquisizione, ahimè, è ancora molto, molto attiva. Viva la libertà!